Mamma mia, Fuori in sono 60 come secondi. quelle che fanno al Premier. No, 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 no
senza più bello, Tito, che tu abbia mai visto? Beh, Odissea nello spazio. Attualmente chi è il telegiornalista più bravo o brava? Sono più brave le donne. Allora direi... No, nomi sono a pari merito, ma sono dalla Ferrario alla Busi alla Monica Maggioni, ecco. Sono, le donne sono molto più brave. La canzone che al mattino ti mette di buon umore? Ai ai ai, vediamo un pochino. Che... Quella che canto io, vediamo un po' in bagno. Che fischietto, ma sai che non me la ricordo. Il personaggio più interessante che tu hai conosciuto? Beh, c'è la scelta va da Kennedy a Papa Giovanni, a Ungaretti, a... sono tanti. No. Louis o Neil Armstrong? Louis no, o Neil? Neil. Ma tu dici, però, Louis è un grande. Tra l'altro una volta mi è scappato e sono andato a finire su Blob. Perché hai detto Louis Armstrong invece sì, di Neil. Ma capita. È finito il tempo, ma sì. Continuiamo a farti le domande. L'hotel Tito. Più bello in cui hai dormito, visto che sei stato... A Brasilia, fantastico. Brasilia? Brasilia è a 1000 metri, no? Mm-hmm. Quindi l'aria secca, bella, c'è questo splendido albergo con 50 saune profumate al basilico, alla menta, le cose, eccetera. Tutti lavoravano, io avevo già lavorato, finito le mie telecronache, mentre i giornalisti battevano il pezzo sulla terrazza al sole, io mi tuffavo dal terrazzo della mia stanza in un'enorme piscina dove c'era un grande pallone. Andavo sul pallone e poi giù in piscina. E questi soffrivano da morire. Certo. Poi, senti, sono rimaste fuori delle domande, ne facciamo sì, ancora l'avvenimento una. Che avresti voluto commentare, oltre ovviamente a quello celeberrimo... Quello che hai pensato avrei voluto esserci io lì. No. Che ne so, l'Italia campione del mondo. No. Sono notizie che riguardano più la fame nel mondo, che riguardano più le grandi malattie, l'AIDS, e anche la pulizia di questo nostro pianeta blu, ecco, vorrei, se ci fosse una scoperta in uno di questi campi, mi piacerebbe fare io l'intervista e comunque... Sì. Cioè, senti, alla fine non possiamo che farti l'ultima domanda, cioè, sì. Credi, Tito, che esistano altre forme di vita? Ai, credo che su Marte non ci siano, anzi, credo che su Marte intanto non ci andremo, secondo me, molto tardi o mai, perché è un viaggio lungo, cioè se alla fine poi dopo 6 mesi di viaggio, quando atterrano non c'è un marziano che fa ciao con la mano, è una delusione incredibile. E forme di vita sì, perché poi i mondi sono infiniti, le galassie, eccetera. Forme di vita, ma è quello che dicono gli scienziati, non posso. Forme di vita elementari diverse dalla nostra, certamente. Gli spostati!